Allora, banda larga e social inclusion, tanto volevo dirvi che il nostro tavolo si è fuso con quello della giustizia, per cui ci sono stati tanti interventi, un po' si sono sovrapposti, sono due argomenti che però hanno trovato anche degli spunti comuni. Lo spunto comune, poi lascio magari a Susanna l'incarico di parlare più sulla giustizia, è stata la necessità di una tecnologia utilizzabile, fruibile da tutti i cittadini. È chiaro che quando si parla di digitale la tecnologia ne fa da padrone in un certo senso, però perché sia inclusiva e utilizzabile sia nel campo del cloud computing, della giustizia, come nel mondo sociale, la tecnologia deve essere semplice, facile di utilizzo. Questo è stato l'elemento assolutamente discusso da tutte le persone dei due tavoli. La tecnologia però non può farla da padrone, la tecnologia è un elemento, è un mezzo e deve essere sempre più in un certo senso utilizzabile e fruibile. Diventa fondamentale. Un altro elemento comune che è emerso dai due tavoli è la necessità di un coordinamento, di una cooperazione reale fra tutti gli stakeholder, con qualche anche elemento innovativo, nel senso che cooperare con quali stakeholder non è sempre così scontato capire quali sono gli stakeholder giusti. C'è stata una persona di un progetto europeo che ha parlato di stakeholder non previsti, per esempio nel caso di anziani fragili, l'aiuto a queste persone è arrivato attraverso la formazione, non so, dei tassisti, dei cuochi, di persone che magari non sono previste dal punto di vista proprio istituzionale, come i medici, per cui il coinvolgimento della società civile diventa interessante, gli stakeholder non sempre sono così prevedibili, perché fare innovazione è un po' fare connessioni anche nuove a contenuti esistenti. La banda larga e questo il comune un po' se ne è anche non è emersa tantissimo dalla nostra discussione, anche forse perché è la condizione sine qua non perché tutto possa avvenire, cioè se non c'è l'infrastruttura è chiaro che non si può parlare di mondo digitale, perché non si può accedere a internet, però forse perché è considerata proprio la base, si è andato un po' oltre, si è parlato invece della possibilità che la tecnologia sia utilizzabile, fruibile e si è superata questa cosa. Forse si dovrà ridiscutere di questi aspetti in altri contesti e affrontare più il discorso della banda larga. Sono emersi discorsi interessanti sui social network non solo come strumenti per partecipare, ma anche strumenti per monitorare, per fare una specie di cura, di caring delle persone. È venuto fuori la possibilità attraverso ad esempio la connessione alla pagina dei propri figli di capire anche cosa pensano, cosa fanno, c'è un modo ulteriore di connettersi e di comprendere la realtà di persone magari che ci sono vicine, ma attraverso il social network in un certo senso possono diventare ancora più vicine. Un altro aspetto molto interessante che è venuto fuori è il discorso della mediazione culturale, perché la tecnologia non basta collegare due PC e due strutture tecnologiche per far sì che tutto avvenga. Bisogna anche trovare delle persone che facciano da mediazione culturale o dei sistemi di comprensione della tecnologia, che è un po' alla base di tutto. Vuoi aggiungere qualcosa? Solo una cosa è che dalla discussione, anche un po' la mattina l'aveva in qualche modo precisato, è molto importante che ci sia un contesto favorevole che permette effettivamente di utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie, quindi la formazione di tutte le persone, quindi non soltanto degli utenti finali, ma del contesto che deve essere formato per riuscire effettivamente ad utilizzare l'evoluzione che può venire dal digitale, dalle tecnologie. Non è un caso, è stato detto anche durante la discussione, che
Dal 2014 il programma Horizon 2020 della Unione Europea si focalizzerà su aree trasversali, abbandonando la logica dei settori, e una di queste aree trasversali sarà proprio relativa alla società, all'inclusione sociale, alla società inclusiva, proprio perché il tema è il punto di partenza dei programmi strategici. Punta all'integrazione, alla trasversalità, e quindi deve essere preparato il contesto adeguatamente. Bene, lascerei la parola a Susanna. Buonasera. Dunque, sul tavolo della giustizia digitale siamo partiti dalla domanda provocatoria se la giustizia digitale è solo un sogno o una legittima ambizione, e partendo da ciò abbiamo posto l'accento proprio sul progetto più rappresentativo a livello di government che abbiamo oggi nell'ambito della pubblica amministrazione, che è proprio il processo civile telematico. Da queste considerazioni siamo giunti alla conclusione che già questa mattina, in maniera molto appassionata, il Presidente del Tribunale di Genova aveva posto su questo tavolo, e cioè una cooperazione, un coordinamento fra quelli che sono gli attori principali di questo progetto: magistrati, avvocati, cancellieri. Senza questa cooperazione, in particolare per l'avvio del progetto proprio fra le categorie principali, quindi avvocati, magistrati e cancellieri, il progetto è destinato a non avere successo e rimarranno solo poche isole felici sul territorio nazionale, laddove invece il progetto ambizioso punta ad avere una rilevanza nazionale. Si è parlato di replicare i casi virtuosi come il Tribunale di Milano, che questa mattina ancora una volta è stato citato, ma anche per l'appunto il Tribunale di Genova, dove già sono informatizzati i decreti ingiuntivi e le notifiche da parte della Cancelleria, che questo ha portato ad un notevole risparmio di tempi e di costi. Si è parlato della possibilità e della necessità di mettere intorno al tavolo, attraverso la tecnologia, categorie professionali portatrici di interessi diversi. Si è fatto il caso della tutela di un minore, nel quale la ASL deve essere notificata, coinvolta, quindi la piattaforma del processo civile telematico in questo senso può essere il punto di incontro e di connessione dei diversi attori che ruotano attorno al processo civile telematico. Si è posto ancora una volta in evidenza il fatto che con questo progetto il Ministero della Giustizia è al passo con l'Europa, che punta per l'appunto, scusatemi, alla giustizia digitale. Ed inoltre da parte anche del Comune di Genova è stata fatta la richiesta di portare avanti sempre nuove proposte innovative, perché attraverso questa continua, diciamo, scambio anche culturale di proposte, di idee, si può arrivare a raggiungere successi e collaborazioni sempre più importanti. Sì, Sandro Gambelli, e noi abbiamo parlato degli open data e la gestione delle emergenze sul territorio. Una volta di più abbiamo capito che la disponibilità e l'accessibilità di dati, sia detenuti dalla pubblica amministrazione, ma dati open data, sia di tipo, diciamo, un po' più statico o un po' più dinamico, intendendo in questo anche i cittadini, diciamo, come sensori sul territorio in grado di riportare fatti e eventi, diciamo, è una base per poter migliorare sempre di più questo tema che abbiamo vissuto sulle nostre spalle qui a Genova nei mesi scorsi. E questo tema apre ovviamente ancora di più la discussione già intrapresa sul fatto che i dati detenuti dai tanti enti che hanno competenze in protezione civile devono in qualche modo riuscire a condividere e a mettere assieme. Abbiamo scoperto che ci sono, quindi, allargare la comunità, diciamo, di chi detiene le informazioni, quindi sugli open data di altre amministrazioni, dei cittadini, ci può consentire anche di avere una risposta anche più veloce ed efficace nella gestione delle emergenze,
però a condizione che questi dati vengano in qualche modo validati e certificati. Questo non dobbiamo, ecco, dimenticare poi chi ha delle responsabilità, diciamo, di attuare misure di protezione civile, deve basarsi su dati che siano affidabili. Abbiamo anche scoperto che in qualche amministrazione, la Regione Piemonte, l'Emilia Romagna, hanno già cominciato a liberare i loro dati, e si è anche scoperto che liberare i dati costa meno piuttosto che venderli, per assurdo, ma insomma è stato diciamo, riportato anche questo dato che mi sembra importante. Sto scorrendo, ecco, le ultime impressioni. Si è parlato quindi, io ci ho colto come diciamo responsabile della protezione civile qua a Genova, ecco, un'ulteriore libertà nel poter discutere chiaramente senza tanti sotterfugi sui dati disponibili, e che spesso sono dati per noi che identificano degli elementi di rischio sul territorio. Non è sempre stato così nella storia di questo Paese, nella storia della protezione civile. Quindi poter anche rendere pubblico che determinati territori presentano dei livelli di pericolosità e quindi inducono del rischio sulla cittadinanza che lì risiede, è un fatto, può sembrare banale, ma oggi non lo è più. E questo ci deve portare ad avere sempre una maggiore informazione verso i nostri concittadini, e proprio di questi giorni abbiamo aggiornato le norme di autocomportamento sulla città di Genova, e questo è da un lato, e dall'altro si sta anche lavorando proprio su questo settore anche a monitorare il territorio con una serie di sensoristica e una serie di allarmi che ci consentano sempre più, utilizzando appunto tutti questi dati disponibili, di dare delle informazioni in tempo reale ai nostri concittadini in modo tale da limitare al massimo i rischi. E questo è un po' il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. Grazie.